Cresce l'attesa per l'esibizione delle frecce tricolori domenica 19 maggio a Giulianova. Questa mattina in municipio ultima conferenza stampa per presentare tutto l'evento, che partirà di fatti giovedì con tante iniziative a contorno. Sabato ci saranno le prove e poi domenica la grande esibizione della pattuglia acrobatica nazionale sopra i cieli giuliesi. 10 gli aerei in totale, 9 di formazione ed un solista. Per l'occasione l'amministrazione comunale ha predisposto diverse aree di parcheggio, anche perché domenica 19 maggio si attendono 100.000 presenze. Le frecce tricolori arriveranno già dal venerdì 17 nel primo pomeriggio e sorvoleranno il tratto di mare dove si svolgerà la manifestazione aerea per visionare le boe di riferimento. Quindi già da venerdì vedremo questi 10 aeroplani volare qui sopra, per qualche minuto sopra la città. E quindi atterreranno a Pescara e poi faranno le prove il sabato pomeriggio e domenica pomeriggio la manifestazione. Abbiamo all'incirca un'ora e mezza di air show e inizialmente, come da tradizione, aprono la manifestazione gli aerei dell'aeroclub organizzatore. Sono 4 aerei ultraleggeri che fanno, diciamo, l'apertura. Poi una serie di interventi, cominciando dal passaggio del tricolore con l'elicottero, il 309 del 15° stormo SAR. Poi successivamente siamo arrivati, diciamo, alla parte forse più attesa, ma che chiude la manifestazione, i 10 Macchi 339, che sono la formazione, insomma, nota a livello mondiale, le frecce tricolori, che fanno all'incirca 23 minuti di acrobazia, molto molto spettacolare, coinvolgente, e obiettivamente anche a livello tecnico, di contenuto estremamente elevato, perché è l'unica formazione che vola con 10 aerei.